appunto precisare un paio di cose rispetto alle mura del Valadier, alle scuderie Aldo Brandini. Giustamente il consigliere Privitera prima ha detto che stiamo facendo una riflessione su come ulteriormente mettere a reddito le due strutture, che sono due strutture complesse, molto complesse, dal punto di vista non solo della gestione quotidiana, ma anche diciamo così, dell'apertura sul territorio, nel senso che poco dialogano con la città. In merito chiamiamoli affitti delle mura del Valadier, in novembre abbiamo affittato per un workshop di Allianz per una giornata, ma volevo anche ricordare che abbiamo affittato a un convegno del CNR in ottobre di 3 giorni, naturalmente sempre tutto a pagamento. Ovviamente questi affitti sono regolati da un disciplinare che ha STS, che affonda le radici in, non so bene, comunque diciamo in qualche anno fa, parecchi anni fa, per cui molto probabilmente le tariffe andranno ritoccate, ma prego. Quello che l'amministrazione sta facendo è tutto in funzione soprattutto di rivitalizzare queste strutture che un po' per le chiusure forzate delle scuderie, un po' per la inattività delle mura del Valadier erano ormai diventate corpi estranei alla città. Secondo me ben vengano tutte quelle attività sociali, naturalmente, che possano rimettere in movimento le strutture e naturalmente sostenere in qualche modo diciamo così, le spese del comune. Ricordo inoltre che le strutture culturali in genere tutte non producono redditi, bene va se si va a pareggio, chiaramente. Quando ci sono strutture grandi, parliamo del Museo degli Uffizi, parliamo di musei di grandi dimensioni, per delle strutture culturali cittadine anche fare 4, 5, 10 convegni l'anno è sicuramente una boccata di ossigeno importante per la città. Grazie. Se non te lo permette, aiuti. Ha chiesto di intervenire il consigliere Gherardi Recandei. Prego, consigliere.